Ciao a tutti ragazzi, io sono il Poro Michele e bentornati in un video ricco di novità non solo per quanto riguarda Smash, ma anche per il mio canale. Lo so che state morendo di curiosità, ma prima di tutto ricordatevi di lasciare un like e di iscrivervi se siete nuovi per aiutarmi a crescere qui su YouTube e non solo. Allora, come già dicevamo nell'ultimo video, l'uscita di Erdrick, l'eroe di Dragon Quest, secondo DLC del Fighter's Pass di Smash, è ormai dietro le porte, visto che la sua release date è fissata per una generica summer di quest'anno. Ora però abbiamo un annuncio ufficiale molto importante, seguito da una delle solite gaffe di Nintendo, che praticamente ci ha svelato in anticipo la data di uscita di questo nuovo combattente. Infatti è previsto per domani un mini direct dove Masahiro Sakurai in persona ci mostrerà corpose novità su Erdrick, direct che poi tanto mini non sarà, visto che passeremo ben 22 minuti in compagnia del director e del protagonista di Dragon Quest, quindi segnatevi le 15 di domani, ora italiana, perché ne vedremo delle belle. Come se non bastasse, però Nintendo ne ha combinata una delle sue, e questa volta c'entriamo anche noi italiani. È infatti un tweet di Nintendo of Europe che annuncia l'incompatibilità dei replay tra la versione corrente del gioco, la 3.1.0, e la versione 4.0.0 che uscirà il 31 luglio e consiglia di convertire i replay in dei filmati prima dell'aggiornamento per non perderli definitivamente. Come se non bastasse, prima che il tweet venisse cancellato, Nintendo Italia ha ben pensato di retweetare il tutto, confermando l'imminente uscita della major update fra 2 giorni anche nella nostra lingua. Cosa significa questo? Beh, che se prendiamo Joker come punto di riferimento, tutto si svolgerà seguendo esattamente lo stesso iter. La major update verrà presentata in un direct zeppo di novità che introdurrà i giocatori a nuovi contenuti, e speriamo in un ritorno dell'home run contest o del break the target, e al nuovo personaggio reso disponibile grazie alla corposa patch. E se la 3.0 con Joker è stata rilasciata nelle 24 ore seguenti al direct, questo si sposa perfettamente con i tweet cancellati di Nintendo, che vogliono la 4.0 in arrivo esattamente il giorno dopo il direct di presentazione di The Hero. Quindi ricapitoliamo, il 31 avremo Erdrick e la 4.0, domani martedì 30 luglio alle ore 15 ci sarà invece il direct di Sakurai, che ci mostrerà nel dettaglio cosa ci aspetta per questa estate targata all'insegna di Smash. E che ne dite di seguire insieme in live l'evento? Mi troverete infatti verso le 14.30 sul mio canale nel sito che non si può nominare, ma è viola e sta un po' sulla bocca di tutti. Avete presente, no? Sarà un piccolo esperimento, la prima volta che vado in live e sarà un po' spartana, ma spero che sia un buon punto d'inizio per avere anche un contatto più diretto con voi. Vi lascio in descrizione il link al canale e al server ufficiale Discord. Se il video vi è piaciuto, fatemelo sapere nei commenti e ditemi anche cosa vi aspettate da questo nuovo fighter. Se volete, ci vediamo domani, di là. Io sono il Poro Michele, in live, ciao!